La Transiberiana è in Italia, più precisamente qui in Abruzzo. Sì, la chiamano la Transiberiana d'Italia. Il perché lo capisce quando ci sali. Un viaggio senza tempo sulla Sulmona Carpinone a bordo di carrozze d'epoca costruite tra le due guerre, interni rigorosamente in legno, a percorrere scenari fiabeschi d'inverno ammantati di neve nel cuore di parco e aree montane. È la seconda ferrovia più alta d'Italia dopo quella del Brennero, chiusa definitivamente al traffico passeggeri, è stata riattivata in alcune tratte grazie ad alcuni appassionati come l'associazione Le Rotaie. Inaugurata nel 1897 per collegare Napoli con i territori di Abruzzo e Molise, la tratta torna a vivere in occasioni speciali. Il prossimo 25 aprile, per il 70° anniversario della Liberazione, ci sarà un nuovo viaggio da Pescara a Roccaraso e ritorno. Sul treno storico della Fondazione FS, in collaborazione con l'associazione culturale Le Rotaie, organizzatrice dell'evento, e c'è la pagina Facebook e il sito dove è possibile prenotarsi, si potrà trascorrere una giornata dall'alto valore simbolico e culturale, specie in una zona come quella della Maiella, attraversata dai binari della Transiberiana d'Italia, teatro di tragici ed eroici eventi durante il secondo conflitto mondiale. Saranno previste delle soste a tema, tra cui lo spettacolo teatrale sulla Brigata Maiella Banditen della Compagnia dei Guasconi a Roccaraso e l'incontro con l'associazione culturale Il Sentiero della Libertà nella sosta di Campo di Giove. Tra l'altro, curiosità, c'è una locomotiva da Oscar, quella a vapore 940-940, apparsa nel film La vita è bella di Roberto Benigni.